Buonasera, alla fine Napolitano ha parlato, lo ha fatto attraverso una fonte non ufficiale, agenzie tutte uguali che parlano di ambienti del Quirinale, insomma è proprio Napolitano che sbotta a suo modo, dice, insomma Berlusconi aveva promesso che non avrebbe fatto cadere il governo e a questo mi attengo. Sì, ma la macchina della crisi procede inesorabile. Anche oggi dichiarazioni, prese di posizione, richieste del PDL vanno sempre nello stesso senso. Out, out. O si trova qualche modo per frenare il processo di decadenza, la giunta per le elezioni del senatore Berlusconi, o cade anche il governo. E questo è quello che viene ripetuto in tutte le salse. Ma con qualche elemento in più ci sarebbe già una decisione presa all'interno del PDL che va soltanto formalizzata nel momento in cui appunto il PD in via definitiva rifiuterà ogni tipo di mediazione, come anche oggi il Partito Democratico ha mostrato di voler fare compattamente con tutta una serie di prese di posizioni. Sarebbe un delitto far cadere il governo adesso, certo, ma basta con queste minacce nel tentativo di farci cambiare opinione. Non c'è nessuna sponda da parte nostra. Ma è ovvio che la crisi sembra vicinissima. Sentiremo due pareri di due giornalisti importanti e che hanno posizioni diverse. Marcello Sorgi crede che la crisi ci sarà, Stefano Folli no. Ma andremo poi a vedere anche come siano le ore decisive sulla ormai da giorni minacciata rappresaglia americana contro il regime di Damasco. Infatti è iniziato da pochi minuti a San Pietroburgo il cenone, la cena dei partecipanti al G20, al vertice internazionale. Ebbene, è la sede di questa cena scelta da Putin per discutere della crisi siriana. E lì si fronteggeranno le argomentazioni di Obama e quelle dello stesso presidente russo. Ma andremo a vedere come non sia stato fermo neanche oggi nella sua ansia di pace, nella sua ricerca di una mediazione, Papa Francesco, che non solo ha inviato messaggi ancora anche attraverso Twitter, ma ha inviato una lettera proprio a Vladimir Putin perché si adoperi, per interrompere la spirale di, guerra. Mario Draghi ha tranquillizzato i mercati, i tassi restano, fermi e ci saranno anche iniezioni di liquidità, per le banche. E ovviamente, molti, gli ambienti economici e finanziari hanno tirato un sospiro, di sollievo in, Europa. Ma vedremo come ci sono molti altri fatti. Anzi, lo vediamo tra 30 secondi con i titoli del nostro giornale. Tensione politica altissima, il Quirinale fa sentire la sua voce, Napolitano confida che non sia aperta una crisi rischiosa, altrimenti ambienti della Presidenza della Repubblica sottolineano come Berlusconi abbia ripetutamente confermato il suo sostegno al governo Letta, ma il PDL preme, Schifani ripete che è impossibile collaborare con chi ti vota contro, mentre Daniela Santanchè conferma che è pronto il videomessaggio del Cavaliere per spiegare i motivi della rottura. Durissima e unanime la replica del Partito Democratico alle nuove minacce che arrivano dal PDL. Niente ricatti in vista del voto sulla decadenza di Berlusconi, dice il PD. Nessun baratto tra legalità e vita dell'esecutivo, anche perché sarebbe un delitto aprire ora la crisi quando si affaccia la ripresa. Ma il governo Letta ce la farà a non cadere? Lo abbiamo chiesto a Stefano Folli e Marcello Sorgi. A San Pietroburgo in pieno svolgimento il G20 e gelo tra Putin e Obama su fronti opposti nella vicenda siriana che su proposta del presidente russo sarà affrontata nella cena ufficiale che è iniziata da pochi minuti. Il presidente degli Stati Uniti vuole adoperare l'incontro con gli altri grandi per cercare, oltre a quello della Francia, nuovi sostegni all'azione militare. Papa Francesco attivissimo per evitare un estendersi del conflitto in Siria, ha scritto a Putin e ai leader del G20 un appello contro quello che ha definito un inutile massacro. Quindi non solo il digiuno alla preghiera di sabato, ma una vera e propria offensiva diplomatica. Secondo un quotidiano argentino, il Papa avrebbe anche telefonato al leader siriano Assad, ma la Santa Sede smentisce.
Mario Draghi rassicura i mercati, la ripresa è già in corso, ma la Banca Centrale Europea continuerà a mantenere una politica monetaria accomodante con tassi di interesse fermi ancora per un lungo periodo. Il presidente della BCE annuncia anche l'Istituto di Francoforte pronto ad agire sulla liquidità delle banche, mentre resta la preoccupazione per i disoccupati nell'Eurozona. Governo battuto al Senato su una mozione presentata dalla Lega che vieta per un anno l'apertura di nuovi centri per i giochi d'azzardo online nei luoghi aperti al pubblico. Per il sottosegretario Giorgetti così sono a rischio 6 miliardi di gettito. Maroni invece esulta, per il PD è stato invece soltanto un pasticcio nel voto. Il ministro dell'Economia taglia corto, la mozione non è applicabile. Il Tribunale del Riesame deciderà lunedì sulla scarcerazione di Walter Giordano, lo stimato professore di liceo a Saluzzo, indagato per istigazione al suicidio, abuso di autorità e produzione di materiale pedopornografico. Il docente approfittava delle sue studentesse e il centro piemontese si divide su una storia sulla quale c'era evidentemente un muro di omertà. Buonasera, la crisi di governo è vicina, pare di sì, tanto che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, scusate, in una nota che è attribuita a Ambienti del Quirinale, ricorda quali erano gli impegni. Il capo dello Stato confida che non sia aperta la crisi, confida in Berlusconi che ha sempre dichiarato sostegno al governo Letta. Pochi lanci d'agenzia, rubricati come Ambienti del Quirinale, diffondono intorno alle 19 il pensiero di Giorgio Napolitano sulle ore convulse che preparano l'appuntamento fatidico del 9 settembre, la prima riunione della Giunta delle Elezioni e Immunità del Senato, che deve decidere sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Il Presidente non sta meditando, studiando il da farsi nel caso di crisi, perché conserva fiducia nelle ripetute dichiarazioni di Berlusconi alla linea del Colle. La crisi comporterebbe un grave rischio per il Paese. Ieri era stato il Premier Enrico Letta a tentare dalla Russia la carta della fiducia e insieme della responsabilità da girare tutta al PDL e al suo leader. Oggi le parole del Capo dello Stato, sia pure nella forma soft, né una nota, né un comunicato, né un virgolettato, fanno sapere che il livello si è alzato ancora e che le voci insistite, montanti al Senato e alla Camera, di un Berlusconi pronto allo strappo seminano preoccupazioni e sono forse per la prima volta percepite meno come un bluff piuttosto come una probabilità. Quando un alleato di governo pregiudizialmente vota contro un altro e vota la decadenza del capo di quel partito alleato, la convivenza politica diventa impossibile. A Milano il falco Daniela Santanchè convoca una conferenza stampa per alzare la posta, rilancia la notizia di un videomessaggio del Cavaliere con la decisione della rottura del ritiro dei ministri dal governo. Io credo che non si possa stare seduta al fianco dei carnefici di Silvio Berlusconi. La Colomba Cicchitto invita la responsabilità, evoca lo scenario della crisi siriana. Gaetano Quagliariello, ministro, prova a smentire il videomessaggio, poi si corregge. C'è. Le voci dicono che sia addirittura già stato consegnato alle testate di area centrodestra. All'ala moderata e governista non resta che sottolineare il bicchiere mezzo pieno, il fatto che il videomessaggio e dunque la decisione siano stati rinviati alla prossima settimana e il tempo, si sa, conta. Per il resto le voci del PDL puntano tutte ad addossare al PD sordo, dicono, la responsabilità di un'eventuale caduta. Berlusconi ad Arcore, prigioniero nella quasi impraticabilità delle soluzioni tecniche, ricorsi alla consulta a Strasburgo, del dilemma e delle variabili, le aziende, il titolo Mediaset, i suggerimenti dei figli e poi la reazione di Napolitano, lo scenario di una nuova maggioranza, le elezioni che in pochi ritengono scenario realistico. Lunedì, nel giorno della giunta, i cui lavori da regolamento non sono pubblici, sarà a Sanremo all'iniziativa del direttore del giornale Sallusti e chissà se in quell'occasione spiegherà le sue decisioni intorno alle quali gira comunque la giostra. Questo negli ambienti del Quirinale e poi è molto chiaramente dai falchi, ma anche dalle colombe del PDL. Tra l'altro circola la voce secondo cui potrebbe arrivare una risposta ossequiosa, ma pur sempre una risposta di Alfano o dei capigruppo del PDL all'osservazione degli ambienti del Quirinale, ovvero di Napolitano, riguardo a quello che era l'impegno preso da Berlusconi. Ma quel che è certo è che se il forcing del PDL serve a far cambiare opinione al PD, beh, per ora questo sforzo evidentemente è stato vano.
Un delitto, aprire la crisi adesso sarebbe un delitto. Il PD usa parole forti e passa al contrattacco. Non solo non offre nessuna sponda al pressing berlusconiano, ma rimette in mano al PDL il timer che può innescare la fine delle larghe intese. I democratici ripercorrono il solco tracciato dal premier a San Pietroburgo. Il responsabile è staccare la spina mentre si affaccia la ripresa economica e insistono su un punto fermo, nessun baratto tra legalità e vita dell'esecutivo. Io credo che Schifani faccia molto male, non tanto a parlare di crisi, fa male anche a parlare di crisi perché le crisi di governo non si minacciano, non si evocano, ma fa male a farlo perché lo collega a una vicenda che non dovrebbe mai essere collegata, non dico alla sorte del governo, ma nemmeno a valutazioni politiche. Dietro queste certezze si apre l'abisso. Possibile che Berlusconi blefi e alzi toni con l'avvicinarsi della giunta? Sembra crederci Renzi, che spiega: il governo non cade, per ora va bene così. Ma è possibile anche il contrario. In quel caso, letta bis o voto? Toccherà a Napolitano decidere, ma nel PD c'è già chi sogna un bis con transfughi 5 Stelle o magari PDL per cambiare la legge elettorale e valare quella di stabilità. Ipotesi che aprono scenari diversi che si intrecciano a doppio filo con la trama interna. Animale dal dibattito precongressuale. Ora si aspettano le regole che arriveranno nell'assemblea del 20 e 21 settembre. Veleni e accuse reciproche l'accompagnano. I bersaniani sono sospettati di voler rinviare il congresso, sperando che la crisi e i tempi allungati lasciano Renzi ai box o al limite che il suo percorso sia deviato verso Palazzo Chigi, stoppando la sua marcia trionfale sul partito. Bersani smentisce pubblicamente: non so questa stupidaggine chi se la sia inventata. Io lo faccio anche domani mattina. Queste sono le parole di Bersani, ma intanto resta lo scenario di una crisi già la prossima settimana. Ma davvero cadrà il governo? L'abbiamo chiesto a due notissimi commentatori politici. A costo di apparire molto controcorrente, dobbiamo dire che forse questa crisi da tanti annunciata, da troppo tempo annunciata, forse non è così imminente. E il perché va ricercato nel fatto che costa molto a tutti aprire una crisi. Non è tanto il costo economico per il Paese, c'è anche quello naturalmente, ma non è in cima alle preoccupazioni dei politici, diciamo. Il problema è un costo politico per chi staccherà l'interruttore, e questo Berlusconi in fondo lo sa. E questo spiega anche un po' le sue contraddizioni, i suoi movimenti talvolta indecifrabili, ma c'è un costo anche per il Partito Democratico, che adesso è molto intransigente, tiene duro sulla posizione di colpire Berlusconi in Parlamento per applicare subito le sentenze della magistratura, ma sa anch'esso che poi quello che accade dopo è un'incognita, a cominciare dall'idea molto da decifrare di un possibile governo con una diversa maggioranza. La crisi di governo è annunciata, confermata, c'è perfino il videomessaggio di Berlusconi pronto ad essere messo in onda, quindi a questo punto è abbastanza difficile fermare il treno in corsa. Non c'è neanche più il mascheramento di argomenti pretesto come erano l'IMU o altre divergenze programmatiche fra i partiti della larga maggioranza, quindi se il PD, come hanno annunciato i suoi maggiori dirigenti, voterà per la decadenza di Berlusconi, un momento dopo Berlusconi ritirerà i suoi ministri dal governo. È abbastanza difficile dire cosa succederà dopo, ma una cosa è certa: non ci saranno elezioni anticipate, il Presidente della Repubblica non scioglierà le Camere, cercherà in tutti i modi di rimettere su un altro governo perché non vuole che si vada a votare con la legge Porcellum, che presto potrebbe essere dichiarata illegittima da parte della Corte Costituzionale. Insomma, il paradosso di votare il 24 novembre per poi trovarsi ai primi di dicembre con la legge Porcellum illegittima, questo Napolitano non lo consentirà. Quindi è probabile che, se Letta sarà costretto alle dimissioni, sarà anche rinviato alle Camere, e le Camere dovranno decidere se dargli o non dargli una nuova fiducia con una maggioranza diversa e sicuramente più debole di quella attuale. Queste le opinioni. Sicuramente il più interessato alle sorti del governo è l'uomo che sta rappresentandoci a San Pietroburgo nel G20, che è iniziato questa mattina, rivendicando peraltro, parliamo di Enrico Letta, una particolarità: non siamo più
sul banco degli imputati a questo vertice. Gli ultimi G20, soprattutto quelli degli ultimi 3-4 anni, sono stati G20 nei quali l'Italia era il sorvegliato speciale. Oggi non lo siamo più, questo è un motivo di grande orgoglio dovuto alle scelte fatte in questi anni, in questi mesi. Non saremo i primi della classe, ma nemmeno quelli nel banco di fondo. E questo perché Letta lo fa capire, i compiti a casa, il suo governo e quello precedente li hanno fatti. L'Italia può partecipare a testa alta a questa passerella internazionale sulle rive del Baltico, senza paura, come è accaduto in passato, di incontrare i rappresentanti del Fondo Monetario o la Merkel col dito puntato. Insomma, ci possiamo permettere di parlare d'affari con gli altri paesi ricchi ed emergenti, Russia in primis, che oggi vedono le loro economie correre un po' meno del solito, mentre l'Italia, sia pure con le sue magagne, inizia a uscire dal guado. Conviene fare chiarezza, il processo di ripresa dell'economia italiana è in corso. Recenti dati che sono stati pubblicati dall'OCSE sono, come purtroppo spesso accade in questi momenti, di valenza più che altro retroattiva. Abbiamo molti altri segnali sia nel campo delle attività industriali che dei servizi, ci sono dati di fonte fiscale che confermano che la ripresa è in corso. Evasione fiscale, elusione, crescita e lavoro. Questi sono, meglio, erano i temi principali in discussione prima che l'agenda del G20 fosse presa in ostaggio dalle vicende di Damasco. Proprio in questo momento i 20 leader sono impegnati nella cena dove, l'ha detto Putin, si parlerà di cosa fare con la Siria. L'hanno chiesto alcuni capi di Stato, ha premesso il presidente russo, che non vede l'ora di affrontare Obama. Putin ha in tasca due buone carte da giocare. La lettera inviatagli dal Papa, il quale ha fatto sapere risponderà, e il presidente cinese Xi Jinping, col quale gioca di sponda per ridimensionare la leadership americana. L'inquilino della Casa Bianca, dal canto suo, ha fatto di tutto per mostrare la sua freddezza nei confronti di Putin. Obama ha infatti deciso di alloggiare in un normale, si fa per dire, albergo di San Pietroburgo e di rifiutare uno dei cottage del parco di Costantino offerto da Putin. Sono questi che vedete alle mie spalle. Dove alloggiano invece tutti gli altri capi di Stato. Ma già nelle scorse settimane Obama si era premurato di annullare il colloquio bilaterale previsto con Putin, che per ripicca ha sistemato Obama ben lontano da lui al tavolo dei lavori. Obama non si aspetta che Putin cambi idea sull'attacco alla Siria, né Putin ne ha intenzione, ma farà di tutto per usare questa vetrina internazionale per spiegare ai leader che Assad va punito perché, ne è convinto, ha ucciso con i gas un migliaio di suoi cittadini. La partita, insomma, è aperta. Vedremo chi avrà la meglio in questa notte baltica che si annuncia di grande lavorio per i diplomatici. Se il Nobel per la pace, che vuol bombardare uno Stato, o il presidente di una nazione con un passato rimpianto da superpotenza. Quel che è sicuro è che in queste ore febbrili c'è una diplomazia in più all'opera. La diplomazia personale è aperta attraverso l'uso di ogni tipo di mezzo di comunicazione del Vaticano. Con tutta la mia forza chiedo alle parti in conflitto di non chiudersi nei propri interessi. In ordine di tempo, questo è solo l'ultimo intervento oggi del Papa sulla crisi in Siria. Un tweet per non abbassare la guardia, per fare capire al mondo che Francesco è pronto a premere fino all'ultimo minuto, ad usare tutta la sua capacità di convincimento per spingere i grandi del pianeta ad evitare la guerra. Dunque, non solo digiuni e preghiere, ma la diplomazia vaticana al lavoro, come dimostra la lettera inviata oggi al presidente Putin, rivolta ai leader mondiali riuniti a San Pietroburgo per il G20. La missiva è un sentito appello, dice Bergoglio, contro l'inutile massacro. Il Papa chiede ai grandi del mondo di non rimanere inerti davanti alle sofferenze della popolazione siriana, già tanto provata, ricordando che quella militare non è una soluzione. Ma c'è di più. Secondo il quotidiano argentino Clarín, il pontefice nei giorni scorsi ha contattato sia Putin che Obama. Il presidente americano ha ricevuto anche una lettera da tutti i vescovi americani con la richiesta di modificare la sua posizione. Dall'articolo del Clarín trapelava anche la notizia che ha fatto l'immediato giro del mondo di una telefonata di Bergoglio addirittura a Bashar al-Assad, notizia subito smentita da padre Lombardi. La questione della telefonata presunta del Papa al presidente Assad smentisco nel modo più totale, non ha nessun fondamento.
Rimane il fatto che il Vaticano è sempre di più al centro di una sorta di diplomazia alternativa. Oggi dentro le mura si sono incontrati 71 rappresentanti accreditati presso la Santa Sede, ai quali Monsignor Dominique Mamberti ha esposto l'azione del Papa in tre punti: adoperarsi per il ripristino del dialogo fra le parti e la riconciliazione del popolo siriano, preservare l'unità del paese e la sua integrità territoriale, dare garanzie alle minoranze. L'invito per tutti è a non tacere, soprattutto a mantenere alta l'attenzione fino al giorno clou il prossimo sabato, quando Papa Bergoglio guiderà a San Pietro dalle 19 una veglia di 4 ore di meditazione e preghiera per la pace. Ma oggi c'era attesa anche su tutt'altro piano e su tutt'altro versante internazionale. Francoforte, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, doveva dire la sua sulla situazione e dire le parole tanto attese dai mercati, che i tassi restavano fermi. Così è. I tassi di interesse resteranno a lungo bassi come adesso, magari anche più bassi. Le parole di Mario Draghi di oggi sono un ottimo segnale per le borse. La politica accomodante di Francoforte quindi non è destinata a svanire presto. L'accesso al denaro resterà facile ancora per un po'. Le piazze europee accolgono infatti bene il discorso del presidente della BCE e chiudono tutte in positivo, Milano compresa. Ma c'è un'altra faccia della medaglia. Se Francoforte decide che non è ancora vicina l'ora del rialzo dei tassi, significa che la neonata ripresa viene considerata ancora troppo debole e non è affatto certo che cominci presto a camminare da sola. Gli economisti dell'Eurotower, infatti, lo spiega Draghi, hanno rivisto le loro stime sul PIL dell'Eurozona, migliorando quelle sul 2013. Il calo ampiamente previsto sarebbe dello 0,4 invece che dello 0,6, ma limando il dato 2014, più 1% secco invece del più 1,1 degli ultimi calcoli. Draghi avverte quindi i governi, continuino con le riforme strutturali e il controllo dei bilanci, ma stiano attenti a non minacciare appunto la crescita. Ma la crescita c'è, anche la sensazione che forse davvero per l'Eurozona la fase più dura sia alle spalle. Un dato importante in tal senso l'ha dato oggi il rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni, che per la prima volta da marzo 2012 è salito sopra il 2%. Insomma, anche i tedeschi, se vogliono piazzare il loro debito pubblico, devono ricominciare a offrire un rendimento, diciamo, appetibile agli investitori, che vedono meno impellente la necessità di acquistare i Bund come beni rifugio. Speranze di crescita, quindi, anche se Draghi lo dice chiaro e netto, questo non significa che ci sarà un miglioramento immediato anche sul fronte occupazione. E a chi gli chiede di far qualcosa in questo senso, il capo di Eurotower deve rispondere: combattere la disoccupazione non è nel mandato della BCE. È invece in quello della Federal Reserve americana e vanno quindi tenuti in debito conto i numeri che arrivano oggi da oltreoceano sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Sono in calo e anche più di quanto gli analisti si aspettassero. Arrivano quasi a toccare i livelli pre-crisi, quelli di 5 anni fa per intenderci. Si fa sempre più probabile quindi che nella prossima riunione, quella di metà settembre, la Fed dia davvero il via al cosiddetto tapering, cioè che a poco riduca gli interventi di stimolo artificiale all'economia USA, che sembra non averne più bisogno. Oggi al Senato c'è stato un brutto pasticcio per il governo e la maggioranza, peraltro proprio su un tema caldo, quello del gioco d'azzardo. Come una mano di poker, di quelle che pensavi facili facili, e invece all'ultimo al tuo avversario entra una carta inaspettata e il risultato si ribalta e tu perdi. Potremmo riassumerla così questa giornata, iniziata con la Lega esultante perché il Senato approva una sua mozione sul gioco d'azzardo che impegna il governo ad una moratoria di 12 mesi sia sul gioco online che sulle macchinette. Il sottosegretario all'economia Giorgetti, contrario, che annuncia di voler rimettere la delega sui giochi. Roberto Maroni esultante che a questo punto proclama governo a casa. Le associazioni che si battono contro la dipendenza dai giochi che esultano, anche loro. Gli industriali che invece non ci stanno. E infine, come una doccia fredda, la mano che non ti aspetti. Un documento del Ministero delle Finanze che nel tardo pomeriggio annuncia la mozione è inapplicabile, però il governo si impegna a combattere la ludopatia. Magro contentino per chi già parlava di stato biscazziere finalmente sconfitto,
ottimo risultato per chi, non solo fra gli operatori del settore, ma anche nel governo, sui proventi delle slot virtuali o reali che siano, ci contava. Perché se è purtroppo vero che almeno nel nostro paese si calcola vi siano 800.000 persone vittime del demone del gioco e che per tentare la fortuna spendiamo in media, neonati compresi, qualcosa come 1.450 euro l'anno, ma sono compresi anche gratta e vinci e bingo, è pur vero che il settore occupa circa 200.000 persone e riguarda qualcosa come 6.600 aziende e oltre 140.000 punti vendita. Certo, i guadagni sono alti. Nel 2012 sono stati rastrellati ben 87 miliardi di euro, ma è anche vero che 70 sono stati distribuiti in premi. Restano dunque 17 miliardi, 8 dei quali finiscono direttamente nelle tasche dello Stato. E poi, ovviamente, c'è un'area di illegalità che tuttavia la Guardia di Finanza stima di poco superiore all'1,4%. Insomma, difficile rinunciarvi, soprattutto se già ci si sono fatti conti sopra per la prossima manovra o per ripianare l'IMU. E così, mentre tutta la filiera guidata da Confindustria Sistema Gioco Italia si diceva preoccupata e sconcertata parlando di effetti drammatici sul piano sociale ed erariale, dall'altra parte il Ministero faceva sapere che la mozione è per l'appunto inapplicabile, pena l'apertura di contenziosi infiniti e soprattutto la perdita di una fonte fondamentale di entrate, alla quale non si può o vuole rinunciare. E non dimentichiamo però che stiamo parlando di macchine infernali che hanno portato alla distruzione di patrimoni e di, a volte anche di vite. Non cessiamo certo nella nostra battaglia contro le slot machine, contro la ludopatia, contro quella malattia appunto che ha rovinato davvero intere famiglie. Andiamo a vedere come ci sia una città che da molti giorni è sotto l'occhio dei riflettori e nell'occhio del ciclone. È Saluzzo, una città che abbiamo imparato a conoscere, se non la conoscevamo già prima, del Piemonte, per via di quel professore che le ha rovinato l'immagine. Le sue giornate ora sono qui in una casa di pronta accoglienza di Savigliano, a 15 chilometri da Saluzzo, dove Walter Giordano, 57 anni, fino a qualche settimana fa era il miglior professore di storia e filosofia del miglior liceo della cittadina, lo psicopedagogico Soleri, prima di essere accusato di aver abusato di due sue studentesse quando erano ancora minorenni. Prega molto, è molto spesso in cappellina e basta, non vede nessuno, vede solamente familiari, avvocati e forse tra un po' vedrà anche dei sanitari per quanto riguarda la sua cura psichiatrica. Ha sostituito le terzine di Dante con le preghiere. Questa storia di sesso e di uso fino al plagio della confidenza e del potere seduttivo ha sconvolto il paese in provincia di Cuneo, 17.000 abitanti. Abuso di autorità e detenzione di materiale pedopornografico sono le accuse dei magistrati. Nelle carte dell'inchiesta ci sono le migliaia di sms tra il docente e le due ragazze, le intercettazioni ambientali, la prova, secondo gli inquirenti, della manipolazione psicologica di Giordano su due ragazzine in evidente inferiorità di posizione, alle quali sarebbero stati promessi anche buoni voti. Su di lui si aggiunge un'indagine per istigazione al suicidio per una storia di 9 anni fa, con l'ombra del satanismo a fare ancora più paura ad una comunità che si divide ma cerca comunque di difendere quel professore. Nella sua casa sono state trovate molte lettere in cui una sua studentessa faceva riferimento a Satana, si è uccisa poi nel 2004 buttandosi da questa torre dell'acquedotto. Una teoria investigativa, nessun legame per ora con la storia nuova, quella che all'inizio sembrava liquidarsi in un nuovo scandalo sesso in cambio di promozione ed è diventata invece la storia della caduta in una passione morbosa e illecita dello stimato e irreprensibile professore che affascinava colleghi, genitori e alunni. 71 anni fa a scuola eravamo inquadrati, non che era che ci fosse, però si andava con certo decoro, con certo. Adesso ci sono delle ragazze che non... La colpa ce l'hanno sia una che l'altra. Colpa di entrambi? Di entrambi, cioè nessuno ha costretto nessuno. Oggi, giorno di esami di riparazione al Soleri, gli studenti non vogliono parlare di questa vicenda. Silenzio anche tra gli insegnanti, chiusi nella scuola in vista della riapertura che deve essere tranquilla. Incontriamo un ex collega di Giordano, ora in pensione. Walter è stato ed è una persona che ha fatto molto bene il proprio mestiere. E anche lui con le sue zoppie, le sue fragilità esistenziali, in questo caso clamorose e brutte. E quindi ha fatto male a se stesso,
ha fatto male al figlio, ha fatto male a chi lo conosceva. Lunedì il Tribunale del Riesame di Torino deciderà sulla sua scarcerazione. Martedì, primo giorno di lezioni, anche al Soleri si proverà a tornare alla normalità. Tra poco è in onda, ospite di Luca Terese è Cecilia Strada. Poi c'è il talk, il confronto tra Alessandra Moretti del PD e Maurizio Gaspari del PDL, ma c'è anche Corrado Formichi. Noi ci fermiamo. La borsa, dobbiamo dire, non essendo cambiato il rischio di crisi di governo, eppure rispetto a ieri la borsa riguadagna oggi lo 0,78%, lo spread subito sotto 250, e per quanto riguarda la borsa americana, adesso non ritrovo l'indice e quindi non ve lo do. Questa sera faremo a meno di Wall Street, vi lascio in onda, buonasera, a domani.